Slot sono in testa, ma non so ancora per quanto, visto che Blaze, Starla e Zippy gli stanno attaccati alle costole. Cosa? Sono dietro di noi! Avanti, Slop! Diamogli una bella lezione! Seguimi! Wow! Attenti! Oh no! Hanno distrutto il ponte! Addio, perdenti! Oh, ma che dispettosi! Non possiamo raggiungerli saltando, ma probabilmente possiamo arrivarci oscillando, come farebbe un pendolo. Ecco un pendolo in arrivo! Urrà! Aiutaci ad oscillare come un pendolo! Urla, pendolo! Pendolo! Se vuoi vincere, alleati con me! Abbiamo vinto! Ehi, aspetta un momento! Non senti questo rumore? Oh oh! Sembra proprio... un terremoto! Questa sembra proprio una montagna sismica. È vero, controlliamo insieme. Il terremoto produce un'energia che si sposta attraverso il terreno e che crea un'onda speciale chiamata onda sismica. Per poter superare queste onde è necessario saltarci al di sopra. Preparati, Blaze! Sono in arrivo 10 onde gigantesche! Per aiutarci a saltare, conta con noi fino a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Questo pacco è per te. Immagino tu sappia che cosa c'è al suo interno. C'è il mio orsacchiotto! Oh, grazie, grazie! Figurati, è stato un piacere. Bene, adesso posso fare la nanna. Oh! L'orsacchiotto ha avuto un effetto immediato. Corridori, ai vostri posti! Pronti? Via! Devo impedire a Blaze e Sparkle di portarsi in vantaggio! Voglio vincere io! Attenzione! Per mille bolloni, la pista è crollata! Oh, quanto mi spiace! A questo punto nessuno riuscirà mai più a tagliare il traguardo, ad eccezione di me! Forza, ragazzi! Dobbiamo trovare il modo di passare dall'altra parte! Ho trovato! Se riuscissimo ad andare super veloci, potremmo fare un bel salto! Giusto! Dobbiamo usare la velocità del lampo! Per farci andare veloci come un lampo di... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Ed ecco i vincitori! Sparkle e Blaze! Abbiamo vinto! Davvero incredibile! Così si fa, Blaze e Sparkle! Una corsa davvero fantastica! Grazie, grazie a tutti quanti! Ancora non ci credo di avercela fatta! Ho guadagnato tutti gli adesivi e... abbiamo vinto! Le mie congratulazioni, Sparkle! Hai fatto davvero un ottimo lavoro! Grazie, fratellone! E adesso, ragazzi, seguitemi! Oh!
AJ, mi serve tutta la velocità possibile. Oh, attento! Per mille bulloni, quelle rocce ci bloccano la strada. Ora come facciamo a portare l'acqua ai vigili del fuoco? A quanto pare l'unico modo per riuscire a passare è distruggere le rocce con dei colpi molto potenti. Già! E io so come ottenere più potenza! Dobbiamo soltanto diventare più pesanti, così avremo molta più massa. Una massa di... ben 100 tonnellate! Vediamo un po' qual è la mia massa in questo momento. Il numero che vedi qui è 100? No, quello è il numero 50, perciò mi serve più massa. Ehi, ho appena avuto un'idea. Pronto, pronto? A Blaze l'auto articolato serve aiuto, mi ricevete? Forte e chiaro, AJ! È la dottoressa Rashi! Ho sentito che ti serve aiuto e sono venuta il prima possibile. Grazie, dottoressa. Sali a bordo. Controlliamo se la massa di Blaze arriva a 100 tonnellate. Il numero che vedi è 100. No, quello è 60. Perciò a Blaze serve ancora più massa. Guarda, ci sono gli operai del cantiere! Ehi, Blaze! Sappiamo che ti serve aiuto! Ed eccoci qui! Ehi, grazie, ragazzi! Il numero che vedi è 100. No, è 80. Perciò sono molto pesante, però per frantumare quelle rocce ho bisogno di ancora più massa. Un momento, Blaze! Ma questo è il verso dei gorilla! Ci vogliono aiutare! Grazie mille, gorilla! E adesso vediamo quant'è la mia massa! Il numero che vedi è 100? Sì! Adesso peso 100 tonnellate! Ora tenetevi forte! Frantumiamo le rocce! Fantastico! Viva! Ottimo lavoro, Blaze! Il primo che taglierà il traguardo in cima al Monte Drago vincerà la corsa! Oh, quello sarò sicuramente io! Non penso proprio, Crusher! Ai vostri posti, pronti, via! Blaze! Forza, Crusher! Sì! Blaze, guarda! Siamo quasi in cima al Monte Drago! Devo vincere questa corsa! Idea! So che cosa fare! Devo imbrogliare un'ultima volta! Attento! Appena in tempo! Sembra che sarò io a tagliare per primo il traguardo della gara! Puoi scordartelo! Possiamo ancora battere Crusher! Avanti, Blaze! È ora di accendere i motori al massimo! Sono d'accordo, AJ! Aiutami a far andare Blaze super veloce! Vai, Blaze! Vai, Blaze! Sì! Tieniti forte! Ecco la linea del traguardo! Non posso più perdere ormai! Vincono Blaze e AJ! Bravissimi! Siete i migliori! Oh no! Arriva l'astronave Blaze! Oh, yeah.
Non posso permettere che sia lui a vincere la gara! Ho bisogno di un trucco spaziale per fermarlo! Mi serve... un cowboy spaziale! Oh! Sono stato catturato da una specie di lazzo gigante! Oh no! È un cowboy spaziale! E vuole fermarci! Scusa, Blaze! A quanto pare sei proprio con la corda al collo! Space Crusher! Devo pensare a qualcosa per spezzare questa corda! Puoi farcela, Blaze! Ti serve una maggiore spinta! La spinta è una forza che ti spinge in avanti. Il motore a razzo ottiene la spinta bruciando i propellenti e la loro espulsione dà una spinta in avanti. Maggiore è la spinta, più si accelera. Più sarà la propulsione, più sfrecceremo e la spinta romperà la corda del cowboy. Su, coraggio, proviamo. Aumentiamo la propulsione del motore a 5. Conta insieme a noi. 1, 2, 3, 4, 5. Funziona, Blaze! La corda del cowboy comincia a rompersi! Per una maggiore spinta, aumentiamo la propulsione del motore a 9. Conta con noi fino a 9. Comincia da 5. 5, 6, 7, 8, 9! Ci sei quasi, Blaze! La corda del cowboy sta per cedere! Ci serve una maggior spinta per liberarci della corda. Aiutami ad aumentare la propulsione fino a 15. Conta con noi fino a 15. Comincia da 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! Ce l'abbiamo fatta! Quel cowboy spaziale non poteva fermarci perché noi abbiamo la... spinta! Oh, credo che il vulcano stia per eruttare! Sì, sta eruttando delle gigantesche palle di formaggio! Wow! Accipicchia, come recuperiamo la pizza senza farci schiacciare dalle palle giganti di formaggio? So io che cosa ci serve. Qualcosa in grado di spaccare quelle palle di formaggio. A noi serve un cuneo! Sì! Il cuneo è una macchina semplice che permette di spaccare, ad esempio, un tronco. Coraggio, AJ! È l'ora del cuneo! Aiutaci a spaccare tutte le palle di formaggio che troveremo. Quando vedi una palla di formaggio gigante, di palla di formaggio. Palla di formaggio! Funziona! Se vedi un'altra palla di formaggio, di... palla di formaggio! Palla di formaggio! Oh, sì! Ecco la nostra pizza! Ehi, guarda! Laggiù c'è il traguardo! Crusher sta per tagliarlo! Abbiamo una sola possibilità per consegnare la pizza prima che lo faccia Crusher. È il momento di usare la velocità del lampo! Sì! Per farmi andare veloce come un lampo di... Vai Blaze! Vai Blaze! Lo sapevo! Nessuno riuscirà a consegnare la pizza prima di me! Nessuno riuscirà nemmeno... Blaze! E il vincitore della grande corsa delle pizze è... Blaze! È tutta tua, elefante! Una pizza gigantesca con doppie noccioline! Sei
emozionato, Crusher? Stiamo per gareggiare nel Grand Prix Mare Profondo! Vorrei dire che vinceremo il Grand Prix Mare Profondo! Nessuno può andare più veloce di me e del mio sottomarino! Neanche quel grande pesciolone rosso? Sembra molto veloce! Quale pesciolone rosso? Evviva! Ma è Blaze! E si è trasformato in un sottomarino! Blaze, sono arrivato! Caspita, ma sei bellissimo! Grazie, Granky! Vado alla linea di partenza! Buona fortuna! Guardate, c'è Blaze! Benvenuto al Grand Prix! Oh, non posso crederci! Doveva proprio esserci anche lui! Oh, è tutto a posto, Crusher! Anche se Blaze il sottomarino è veloce, tu possiedi una cosa che lui neanche immagina! Ah, sì? E che cos'è? Eccolo, il tergicristallo! Wish! Ci siamo, piloti subacquei! Tutti ai vostri posti! Siete pronti? Avvertiamo Blaze quando è il momento di scattare. Quando la luce diventa verde di... Vai! Vai! Campi, coraggio! Andiamo! Vieni dai, unisciti a noi, corri nell'oceano blu. Forza su dai, nel mare con noi, un tuffo nel blu, anche tu. Ricordati che riuscirai a battermi! Questo è tutto da vedere, Crusher! Ai vostri posti! Pronti? Via! Sono partiti! Crusher prende subito il comando, ma gli altri Monster Truck lo tallonano! Dovrò ricorrere ad un piccolo trucchetto per farli rallentare. Attenzione! Oh no! Gli inseguitori perdono il controllo e abbandonano la gara uno dopo l'altro! Un momento! Oltre a Crusher in pista c'è un altro Monster Truck! Ed è Blaze! Crusher è quasi al traguardo! Possiamo ancora batterlo! Accendiamo i motori! Ma per essere veloce come un lampo, mi serve una carica di energia! Con questi booster posso andare super veloce! Diciamo... Vai Blaze! Vai Blaze! Il robot fornaio sta preparando qualcosa di ancora più grande! Oh, un grappello ripieno di marmellata! Wow, è enorme! È alto 9 metri! Le gomme allora dovranno essere alte 10 metri! Conta con noi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Siamo
una grande squadra! Guardate! L'isola di lava! Frena, Blaze! Per mille bulloni! La lava ha distrutto una parte del ponte! Che peccato! A quanto pare ci sarà solo una mega macchina a tagliare il traguardo! E quella mega macchina sarà io! Sarà io! Ci facciamo battere da Crash! Ma senza il ponte non raggiungeremo mai l'isola di lava! A meno che non passiamo sopra il magma! Passare sopra il magma? Questo è impossibile! No, nulla è impossibile! Non quando possiamo contare sulle super gomme! Sì! Siamo con te, Blaze! Per dare alle gomme il potere di passare sul magma di... potere di magma! Potere di magma! Isola di lava, stiamo arrivando! Nessuno riuscirà a sorpassarmi prima del traguardo, nemmeno Blaze e le sue... super gomme! Molto bene, mega macchine, ai vostri posti. Pronti? Concorrenti sono testa a testa, ma chi arriverà per primo? Chi vincerà il trofeo del campionato? Eccoci siamo! Sono arrivati contemporaneamente! Blaze, Starla, Zeg, Stripes e Crusher hanno tagliato il traguardo nello stesso istante! Sono tutti e cinque vincitori! Sì! Ottima corsa, ragazzi! Rar, non ci posso credere! Abbiamo vinto tutti a pari merito! Sì, ma adesso come facciamo? Ci sono cinque vincitori e soltanto un trofeo! Ne sei sicuro? Guarda! Per tutte le mandrie! Il trofeo del campionato si sta dividendo in altri trofei! Che bello! C'è un trofeo per me, uno per Zack. Evviva! Stripes. Rawr! Starla. E Crusher! Ce l'ho fatta! Finalmente ho guadagnato un trofeo tutto mio! Congratulazioni, Mega Macchine! Siamo tutti dei campioni! Sì! Sì! Guarda, c'è Crusher! È quasi arrivato al traguardo! Tenetevi forte! Dobbiamo raggiungerlo! Oh no! Blaze e la sua squadra sono dietro di me! Devo sbrigarmi e escogitare l'ultimo imbraglio! Adesso userò questo telecomando per azionare quella gigantesca calamita! Che succede, Blaze? C'è qualcosa che mi tira indietro! Oh, è quella calamita gigante! Quella calamita è molto forte! Per allontanarsi, Blaze deve accelerare e far girare le ruote molto velocemente! Sì, allora abbiamo bisogno di una velocità di rotazione pari a 100! So come far girare le ruote così velocemente! Ci serve solo la velocità del lampo! Se vuoi farmi andare veloce come un lampo, di... vai, Blaze! Vai, Blaze! Guarda, la velocità di rotazione delle ruote è 60, 70, 80, 90, 100! Corri, Blaze!
l'alba vincerò, vincerò, vincerò! Questo è mio! Mi sono ripresa il telecomando! Sì! Ecco i vincitori! Evviva! La squadra di Blaze si aggiudica il gran premio di Axel City! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo vinto! Bel lavoro, squadra! È stata una grande vittoria! È arrivato il momento di far andare le gomme Power alla velocità del lampo! Wow! Per farmi andare veloce come un lampo di... Vai Blaze! Vai Blaze! Il vincitore! Eh? Blaze! Ah, sì! Ben fatto, amici! Abbiamo vinto! Ehi, Blaze! Adesso che abbiamo vinto la gara del Monte Supremo, che cosa ne dici di fare una festa? Sapete, un'idea ce l'avrei! Che ne pensate di usare le nostre gomme Power per festeggiare con il potere del gelato? E vai! Sì! Mega macchine, accendete i vostri motori! Diciamo a Blaze quando è ora di scattare! Ai vostri posti! Pronti? Quando il semaforo diventa verde, grida via! 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 Sono qui per vincere, io non mi arrenderò. Salirò sopra il punto più alto e poi vincerò. Io non mi fermerò sopra il tetto del mondo. Più veloce sarò, sopra il mondo sarò. Insieme così, arrendersi mai, vinceremo insieme noi. Io non mi fermerò sopra il tetto del mondo. Più veloce sarò, sopra il mondo sarò. Sempre così, insieme poi, vinceremo insieme noi. Sopra il mondo sarò, sopra il mondo sarò, sopra il mondo sarò. Coraggio, Blaze! Prova a rompere la tela di quel ragno! Sta funzionando! Sì, ce l'abbiamo fatta! Blaze! Avanti! Corriamo ad aiutare i nostri amici! Ottimo lavoro, Blaze! Finalmente libera! Ci hai salvati! Sì! Grandioso! Che cos'è stato? Oh no! Quel simpaticone sta realizzando un'ultima trappola! Si tratta di una gigantesca e fortissima ragnatela! Vuole bloccare l'uscita e tenerci prigionieri nella galleria! Che cosa facciamo? Quel ragno sarà anche molto forte, ma di certo non più potente della mia macchina idraulica! Dacci dentro, Blaze! Ce la puoi fare! Aiuta Blaze a usare l'idraulica per rompere la tela gigante del ragno! Grida! Idraulica! Idraulica! Oh, evviva! Sì, grande! Bravo, Blaze! Tacos! Indovina quanti tacos ha sparato stavolta? 5 o 10? 10! Sì! Ben 10 tacos! Ma sono tantissimi! Non credo che ce la faremo! Tranquilli, ragazzi! Perché qui c'è Sparkle,
Gruda demolizione! Iha! Yuhuu! Wow! Prendete questo! Yuhaa! Iha! È fatta! Ben detto! Niente ci può fermare quando lavoriamo insieme, perché questa è... la famiglia di Blaze! Signore auto e signori veicoli, è il grande momento! Oggi scopriremo colui che taglierà il traguardo per primo e verrà incoronato campione! Oh, sta per arrivare un concorrente! Crusher! Lo sapevo che avrei vinto questa corsa! Io! Ci picchia! Crusher sta per tagliare il traguardo! Nessun problema, possiamo ancora batterlo, perché abbiamo una cosa che non ha nessun'altra famiglia! La velocità del lampo! Velocità del lampo, velocità del lampo! Speravo proprio che lo dicessi! Oh, sì! Per farci andare veloci come un lampo di... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Incredibile! Crusher conduce sempre la corsa, ma Blaze e la sua famiglia stanno rimontando! No! No! E vince la famiglia di Blaze! Eccoli, i nuovi campioni! Siamo Abbiamo noi! Vinto! Famiglia di Blaze! Famiglia di Blaze! Grazie! Grazie a tutti! Nessuno schianta! Sei ancora tutto intero, Crusher! Ehi, guardate laggiù! Quello è il traguardo! No! Le altre squadre stanno quasi per tagliarlo! Non abbiamo più speranza di vincere! Dai, non arrenderti, Crash! Siamo una squadra e possiamo ancora vincere questa gara. La cosa importante è che si smetta di imbrogliare. Smettere di imbrogliare? Ma io non so se ne sono capace! Ne sei capace come, Crusher? Io ne sono più che convinto! Beh, forse hai ragione. Forse solo per questa volta posso provare a non imbrogliare! Sì. Questo è lo spirito giusto! D'accordo! A tutta gas! Vai, Crusher! Grandioso! Ormai ci siamo, amici! È arrivato il momento di scoprire quale squadra vincerà la gara! Ma la squadra rossa non si vede nemmeno in lontananza! Evidentemente hanno... Un momento! Eccoli che arrivano! Ma sono in ultima posizione! Ce la faranno a tagliare il traguardo prima delle altre squadre! Io non imbroglio! Ci siamo! Hanno sorpassato la squadra gialla! Io non imbroglio! E sorpassano anche quella blu! Io non imbroglio! E adesso anche la squadra verde! Manca un'ultima squadra da superare, ma ormai i viola sono quasi al traguardo! Coraggio, amico! Puoi farcela! Io non imbroglio! Sì! Ce l'hanno fatta! Blaze e Crusher hanno vinto la gara di tracca squadre! Siete parte! Bravissimi! Io non imbroglio! Crusher, la corsa è finita! Abbiamo vinto! Io non imbroglio! Mm-hmm. Ho vinto! Ho vinto! Congratulazioni, compagno di squadra! Eravamo certi che ce l'avresti fatta! E soprattutto, hai vinto senza imbrogliare! Un'urra per me! I banditi puzzolo sono dietro di noi! Come facciamo a seminarli? Mi sa che è arrivato il momento di usare la velocità del lampo! Woohoo! Per farmi andare veloce come un lampo, devi dire... Vai, Blaze! Vai, Blaze!
l'abbiamo fatta! Per mille mandrie ci siamo! Ecco il circuito del toro scatenato! Wow! Bene! E adesso, ragazzi, io dico che ci rimane una sola cosa da fare! Di che cosa si tratta, Starla? Tutti in pista, cowboy! Pronti? Partenza! Wow, guardate lassù! Il circuito del toro scatenato è uno spasso, è divertentissimo! Ben detto! È la pista più selvaggia di tutto il selvaggio West! Ehi, ragazzi, che ne dite di usare questa come ancora? Una palla di ferro? Certo! Scommetto che raggiungerà facilmente il fondo del fiume. Lancio la pala! La pala è affondata molto! Verifichiamo. La pala ha ridotto la nostra velocità fino a questo numero. Che numero leggi? Sì, zero! Guarda, ci stiamo fermando! Sì! E aspettate di vedere cosa c'è lì sotto! La pista da corsa! Ok, amici, seguitemi! E adesso siamo di nuovo in pista! Roccia dell'Aquila! Stiamo arrivando! Macchine da corsa! Gas ai motori! Eccola! Ci siamo! La roccia dell'Aquila! Mi spiace, lumaconi! Nessuno potrà arrivare sulla vetta prima di me! Accidenti! Crusher è quasi arrivato al traguardo! A quanto pare abbiamo bisogno della velocità del lampo! Sì! Per farci andare veloce come un lampo di... Vai Blaze! Vai Blaze! Ecco il traguardo! Sto per vincere la gara! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo vinto la gara! E la cosa più bella è che l'abbiamo fatto tutti insieme! Macchine da corsa! Gas ai motori! Vincerò la corsa dello spazio e sarò io il campione dell'universo! Io! Space Crusher! Oramai non potremo più vincere la gara dello spazio! Su, su! Ehi, su col morale, amici! C'è ancora una possibilità di vittoria! E quale? Sfruttando la propulsione massima dei nostri motori! Sì! Useremo la velocità del lampo! Per far andare me e i miei amici alla velocità del lampo di... Vai Blaze! Vai Blaze! Sarà
mentre taglio il traguardo. Alla grande! Siamo forti! Abbiamo vinto la grande corsa dello spazio! Zuzu! Magnifico! Che meravigliosi fuochi d'artificio! Guardate! Quei fuochi somigliano proprio a me! Quelli assomigliano a me! Zuzu! E quelli siamo noi, Blaze! Wow! Ci sono i fuochi d'artificio per tutti noi, i campioni della corsa dello spazio! Io vincerò la corsa delle 100 miglia! Caspita! Adesso nessuno riuscirà più a batterlo! Che sfortuna! Aspettate un secondo! Ecco, forse c'è ancora un modo per riuscire a raggiungere Crusher. Ora dobbiamo usare la velocità del lampo! Per farci andare veloce come un lampo di Vai Blaze! Vai Blaze! Forte io sarò, certo vincerò! Forte io sarò, certo vincerò! E Becky Checker Flag in diretta per voi dalla corsa delle 100 miglia! La domanda che si stanno ponendo tutti quanti è... chi sarà colui che taglierà il traguardo per primo? Guardate! Ecco che arriva l'auto da corsa Crusher! Ce la farò! Sto per vincere! Sto per vincere! Un attimo! Si direbbe che stanno arrivando altre macchine dietro di lui e corrono alla velocità del suono! Sbrighiamoci, ragazzi! Ecco il traguardo! Sono quasi arrivato! Sono quasi arrivato! Sentiamo il vostro tifo per i campioni della corsa delle 100 miglia! Fender! Dash! Rally! E in prima posizione... Blaze! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Amici, guardate! La ruota dei desideri! Wow! Finalmente possiamo esprimere il nostro desiderio! Oh, sentite un po'! Lo so io che cosa chiedere! Il più grande trofeo al mondo! Oppure potremmo chiedere quello che voglio io! Cetrioli! O ancora meglio, del gelato in una coppa gigante! O anche dei bei fuochi d'artificio! Wow! Sono cose bellissime! Ma ricordate, sulla mappa c'era scritto che la ruota può esaudire solo un desiderio. Ma allora chi di noi lo esprimerà? Penso che dovrebbe farlo Blaze. Io? Certo! Se non fosse per te, nessuno di noi sarebbe arrivato fino a qui. Ci hai fatto superare tutti quei coccodrilli e anche la zampa dell'elefante. E non dimentichiamoci del serpente gigante. Beh, sì, devo ammettere che questa volta ci hai reso la vita più facile. Avanti, Blaze. Esprimi il desiderio. D'accordo. Aspetta un secondo. Io so qual è il mio desiderio. Desiderato un trofeo! Pieno di gelato! Ricoperto di cetrioli! E i fuochi d'artificio! Sì, ho desiderato che si realizzassero tutti i vostri desideri! Bravo! Sì! Wow! Diamoci da fare! È tutto nostro! Oh, caspita! Questo desiderio è davvero delizioso! Su, coraggio! Se ci sbrighiamo, possiamo vincere la corsa!
Cosa? Com'è possibile che mi stiano le calcagna? Come faccio a liberarmi di loro? Devo pensare a qualcosa! Devo imbrogliare! Devo tagliare questa ponte! Blaze, sta attento! Si mette male! Si mette molto male! Ora non potete battermi! Io sono quassù vicino al traguardo, mentre voi poveri allocchi siete bloccati laggiù in fondo! Detesto doverlo dire! Ma ha ragione lui! L'unico modo per arrivare lassù è fare un grande salto! Ma... nessuna mega macchina ha mai saltato così lontano prima d'ora! Non è giusto essere ad un passo dal tetto del mondo e non poterci arrivare! Aspettate un momento, ragazzi! Non possiamo fermarci ora! Noi siamo delle mega macchine! E le mega macchine non si arrendono mai! Che cosa hai in mente, Blaze? Semplice! Continueremo a correre! Inoltre, ho in mente un'idea! Se usiamo la velocità del lampo, riusciremo a saltare dall'altra parte tutti quanti insieme! Strepitoso! Jack! Avanti! Adesso ho bisogno che tu mi faccia andare più veloce di quanto non sia mai andato! Serve tanta velocità sia a me che ai miei amici! Per farci andare veloce come un lampo di... Vai Blaze! Vai Sì! Abbiamo vinto la corsa! Viva! Vai! Lasciatevi le cinture, la corsa sta per avere il suo finale entusiasmante! Ottimo scatto, Blaze! Siamo in testa! Non rimarrà in testa molto a lungo! Viva gli hot dog! Ora non riuscirai a battermi! Oh no! Crusher sta per tagliare il traguardo! Niente paura, AJ! Possiamo ancora vincere! Perché io ho... il motore della velocità del lampo! Per farmi andare veloce come un lampo di... Vai Blaze! Vai Blaze! Vincerò io! Vincerò io! Vincerai io! Blaze conquista il podio! Che rimonta straordinaria! Yuhuu! Siete stati grandiosi! Bravi! Oh, sì! Sapevo che ce l'avremmo fatta! Con la velocità del lampo sei il monster truck più veloce del mondo! Sì, ben detto! Sono una macchina mega fortunata ad avere un motore come questo! Quei rumori non mi piacciono. Aspetta, voglio riprovare. Blaze, ti consiglio di seguirmi. Sembra che il tuo motore abbia bisogno di assistenza. Fammi strada, Gabby. Allora, Blaze, diamo un'occhiata al tuo motore. Espulsione motore! Pare che qui ci sia qualcosa che blocca il motore. Si tratta... di un hot dog! Cosa? Un hot dog? Ehi, ragazzi, guardate! Eccolo lì! Il pacco dono dorato! Oh! Oh, ma Crusher è quasi arrivato! Il dono dorato sarà... mio! Oh, oh! Brutta storia! Non possiamo permettere che arrivi per primo! Allora è il momento di usare la velocità del lampo! Per farci andare veloci come un lampo, di...
Vai Blaze! Vai Blaze! Diamo un'accelerata! Nessuno mi impedirà di arrivare per primo al dono dorato! Rar, abbiamo vinto la corsa! Ehi, per tutte le mandrie! Guardate, ragazzi, sta per succedere qualcosa al pacco dono dorato! Oh, la scatola si apre! E finalmente vedremo cosa contiene! Il dono dorato contiene un regalo personalizzato per me! Anche per noi! E questo è il mio! Nel pacco dono dorato ci sono dei regali speciali per tutti noi! Che cosa aspettiamo? Coraggio, apriamoli! Wow! Finalmente un salterello! È proprio quello che volevo! E c'è anche un razzo giocattolo, come desideravo io! Razzo nuovo di zecca! Un tappeto elastico! Forte! Un bel dinosauro per Zack! Uno skateboard! Un elefante di peluche! E una chitarra elettrica! Wow! Il dono dorato conteneva il regalo perfetto per ciascuno di noi! Guarda, ecco Speedrick! Si dirige verso quella montagna! Quella non è una montagna! È un vulcano! Un vulcano! Sarà meglio prendere la chiave prima che arrivi al cratere. Ehi, Jay, dammi un po' di velocità! Ciao, Speedrick! Ancora tu? Non può essere vero! Siamo venuti a recuperare quella chiave! Oh, davvero? Beh, non l'avrete mai, perché nel caso l'aveste dimenticato, io sono più veloce di voi! Prima sei riuscito a battermi, ma questa volta non ci riuscirai, perché adesso sono diventato aerodinamico! No! Oh! Finita, Speedrick! È ora che mi consegni quella chiave! Oh? Sarai anche più veloce di me, Blaze! Ma puoi scordarti che ti consegni questa chiave! L'ha lanciata in aria! Cadrà nella lava! C'è un solo modo per afferrarla in tempo: essere veloce come un lampo! Per farmi andare veloce come un lampo di... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Ok, l'ho presa! Evviva! Lava! Oh, sì! Ce l'abbiamo fatta, Blaze! Abbiamo superato tutti i vulcani in eruzione! Dai, coraggio, AJ! Andiamo a vincere la corsa! AJ e Blaze, intorno alla Terra! Non ci posso credere! Blaze e AJ hanno quasi finito il loro giro intorno alla Terra! Ma ricordate, amici, il primo che taglierà il traguardo si aggiudicherà il trofeo del mondo più grande del mondo! Ora ritorniamo all'esaltante competizione! Guarda laggiù, Crusher! Quello è il traguardo! Oh no! Sta arrivando!
diventando Blaze! È diventato una specie di jet con gli estintori! Mi viene un dubbio, non starà usando l'ingegneria meccanica! Fatti in là, ricorrerò ad un ultimo trucco! Blaze, fa attenzione! Salvi per un pelo! Oh no, guarda là! Crusher sta per tagliare il traguardo! Sì, è vicino alla vittoria, ma la corsa non è ancora finita. Attivazione velocità del lampo! Per farmi andare veloce come un lampo di... Vai Blaze! Vai Blaze! E il vincitore della corsa intorno alla Terra è... Di Crusher! Di Crusher! Abbiamo vinto, Blaze! Non riesco a crederci! Abbiamo corso intorno alla Terra e vinto il trofeo del mondo più grande del mondo! Proprio così! Quando lavoriamo in squadra niente è impossibile per noi due! AJ e Blaze, intorno alla Terra! C'è un super sole finto! Oh, e sta per far sciogliere anche il resto dei ponti di ghiaccio! Forza! Dobbiamo attraversare questo ponte prima che sia troppo tardi! Ah, quel sole finto ci brucia il tubo di scappamento! Abbiamo soltanto 9 secondi per attraversare il ponte prima che si sciolga! Aiutaci ad arrivare in tempo! Fai il conto alla rovescia con noi! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Oh oh, il sole è ancora più caldo! E il ponte si scioglie più in fretta! Aiuto! Abbiamo solamente 7 secondi prima che qui si sciolga tutto! Fai il conto alla rovescia con noi! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Sì! Per mille mandrie! Bel lavoro, ragazzi! Rimane solo l'ultimo ponte di ghiaccio! Ma il super sole finto sta diventando molto, molto caldo! Abbiamo soltanto 5 secondi per attraversare quest'ultimo ponte! Fai il conto alla rovescia con noi. 5, 4, 3, 2, 1! Oh, ma io pensavo che il mio super sole finto sarebbe riuscito a sciogliere i ponti di ghiaccio. Ecco, proprio così. Oh oh. Eccolo! Siamo arrivati al traguardo! Wow! Ce l'abbiamo fatta! Sì, abbiamo vinto la corsa a volare! E sapete che cosa significa? Che abbiamo vinto... il trofeo di ghiaccio! Ragazzi, rimettiamo al loro posto tutte queste luci! Oh, per tutti gli artigli! Rimettere a posto tutte le luci sarà una gran fatica! Tranquilli, amici! Ci pensiamo io e AJ a farlo in un batter d'occhio con la velocità del lampo! Per essere veloce come un lampo, devi dire... Vai Blaze! Vai Blaze! Energia della notte buia, buia, vedo tanta energia! Accendiamo una luce nella notte, sì, tanta energia, luce sì, più energia, oh yeah! Illuminiamo, dai, nella notte buia, buia, vedo tanta energia. Accendiamo una luce nella notte, sì, tanta
ottimo lavoro, Blaze! Ora tutte le luci sono di nuovo dove dovrebbero essere. Aspetta, Blaze! Ne è rimasta ancora una in questo sacco! Dalla a me, ci penso io! Grandioso! Coraggio, ragazzi! Andiamo a concludere la nostra gara! Ehi, aspettate, mi è venuta un'idea. Ora che abbiamo le luci della notte, non sarebbe più divertente correre al buio totale? Sì, Blaze! Ecco, macchine della luce! Tutti pronti? Partenza! Luce! Forza! Usiamo l'emersione o immersione per stare alla larga dai fiori. Per superare questi tre fiori squalo, dobbiamo passarci sopra o passarci sotto? Sopra, esatto! Allora, al posto dell'acqua facciamo entrare l'aria! Sì! Li abbiamo superati! Ecco gli altri tre! In questo caso dobbiamo passare sopra o sotto? Sotto! Allora fuori l'aria e dentro l'acqua! Sì! Eccone altri tre! Passiamo sopra o sotto? Sopra! Sì! Guarda! Stiamo per uscire dal tunnel! Per farlo dobbiamo superare gli ultimi fiori squalo! È meglio passare sopra o sotto? Sotto, sì! Alla prossima, fiori squalo! Blaze, guarda! È il sottomarino di Crash! E quello è il castello di sabbia gigante! Cioè il traguardo del Gran Prix Mare Profondo! Se non ci sbrighiamo, Crusher vincerà la gara! Non arriverà per primo perché noi abbiamo la velocità del lampo sottomarino! Per farci andare veloci come un lampo di... Vai Blaze! Vai Blaze! Sì! E il vincitore del Gran Prix Mare Profondo è... Blaze, il sottomarino! Ce l'abbiamo fatta, Blaze! Abbiamo vinto! Sì! Congratulazioni, Blaze! Una gara davvero straordinaria! Grazie, amici grandi! Secondo la mappa, il tesoro è sepolto sotto una grande X! Già! La X indica il posto preciso! Deve esserci una grande X qui intorno. Aiutaci a trovarla. Dove vedi una X? Sì, eccola lì! Il tesoro è sepolto proprio qui sotto. Dai, scaviamo! D'accordo, so io come fare. Usiamo la velocità del lampo per scavare più velocemente. Farmi scavare in tutta fretta di... Vai Blaze! Vai Blaze! Guardate! Ecco il tesoro! L'abbiamo trovato! Ben fatto! Evviva! Dai, vediamo cosa c'è nel forziere! E va bene! Adesso lo apro! Wow! 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 Per mille bulloni! Sta diventando una gigantesca pista da corsa!
forte! Incredibile! Un tesoro su cui correre? Che meraviglia! Una pista di oro e gioielli! Avanti, squadra! Facciamoci un giretto! Sì! Andiamo! Pronti? Via! Guardate! Blaze e Jay sono tornati! E abbiamo recuperato la chiave! Sì! Yeah! Grazie mille, Blaze! Sei grande! Blaze! Oh, che seccatura! Ora possono correre tutti come vogliono! Era meglio prima, quando ero l'unico a poter andare veloce. Oh, un blocca ruota! Lasciami andare! Ciao, Speedrick. Ti serve una mano? Oh, Blaze, ti prego, liberami da questo aggeggio! Ti prego! Va bene. Però devi promettere che non cercherai più di impedire agli altri di andare veloce. Mai più! Oh, lo prometto, da adesso in poi ognuno potrà correre come gli pare e piace e tutte le volte che vorrà. Mi fa piacere sentirtelo dire. E ora sblocchiamo questa gomma. Tu mi hai salvato! Grazie, Blaze. Amici? Amici. Ehi, mi è venuta un'idea. Ora che tutti possiamo andare veloce, che ne pensate di fare una gara? Io ci sto! Sì! Anch'io! Auto da corsa? Diamo gas ai motori! Evviva! Andiamo! Sì! Oh! Oh! Presto! Usate la fionda! Se tiriamo adesso, la palla atterrerà in quel punto. Colpiremo l'interruttore? No! Andrà troppo lontano! Oh! Presto, proviamo un'altra volta! Se tiriamo adesso, la palla atterrerà in quel punto. Colpiremo l'interruttore? Sì! Segni d'oro, robot! Ce l'abbiamo fatta! Missione compiuta! Abbiamo spento tutti i robot lanciacuscini! Forza, seguitemi! Il traguardo è da questa parte! Ci sono! Ecco la linea del traguardo! Sto per vincere la miglia di mezzanotte! No! Non posso permettere che mi raggiungano proprio ora! Mi serve un ultimo trucco! Qualcosa tipo... L'interruttore del ponte levatoio! Attenti! Il ponte levatoio si sta alzando! Ormai niente e nessuno può impedirmi di vincere la gara! Oh no! L'unico modo per arrivare al traguardo è saltare dall'altra parte! Oh, ma è lontanissimo! Ehi, ce la possiamo fare, mega macchine! Dobbiamo solo metterci di impegno e saltare con la velocità del lampo! Per farci andare tutti veloci come un lampo di... Vai, Blaze! Vai, Blaze!
Yuhu! Sto per vincere! Sto per vincere! Ci siamo riusciti! Abbiamo vinto! È stata una gara fantastica! Ehi, Tracodattilo! Mi dai uno strappo per uscire? Vai così! Grazie dell'aiuto, Tracodattili! Ci vediamo, amici! Team dei dinosauri, guardate! Laggiù c'è la linea del traguardo! Questo vuol dire che ormai siamo quasi arrivati alla fine del Dino Rally! Eh già! E se ci sbrighiamo possiamo ancora vincere la gara! Team dei dinosauri, via! Bentornati, amici dinosauri! Qui è Bump Bumperman che vi parla dalla linea del traguardo del Dino Rally. So che siete tutti impazienti di scoprire quale squadra si aggiudicherà il trofeo del dinosauro! Attenzione, gente! Sembra che il primo team stia per tagliare il traguardo! Ed è... Io, Crashersauro! E il suo compagno, il feroce Picolsauro! Levati dalle gomme, Picol! Il trofeo del dinosauro sarà tutto mio! Mia, 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 mia! Oh no! Questo non può essere! Oh! Blaze e Zeg! Caspita, quei due hanno formato una fantastica squadra di dinosauri! Oh, non posso permettere che mi battano un'altra volta! Ho bisogno ancora di un ultimo tranello! Qualcosa che sia come... qualcosa che sia tipo... questo! Ora vedremo se Blaze e Zeg sapranno perdere con sportività! La porta di pietra! Si sta chiudendo! Oh! Questo sì che è un guaio! C'è un solo modo per passare prima che la porta si chiuda, ed è andare super veloci! È ora di usare la velocità del lampo dei dinosauri! Per farci andare veloci come un lampo, di Vai Blaze! Vai Blaze! I vincitori del Dino Rally sono... Blaze e Zeg! Ce l'abbiamo fatta, Zeg! Abbiamo vinto! Blaze e AJ? Siete i migliori compagni che Zeg abbia mai avuto! In posizione, partecipanti! Pronti ai posti... volare! E vai! Così! Fantastico! Voli alla grande, amico! Sei un campione! Lo sapevo! Infatti io sono imbattibile! Perché io sono Thunder! Blaze mi ha superato? Oh no, no, no! Non posso farlo vincere! Thunderwing! Oh no, Thunderwing ci ha superati! Guarda laggiù, è quasi arrivato al traguardo! Coraggio, posso ancora batterlo! Ora devo solo riuscire ad accelerare con la velocità del lampo! E vai! Per andare veloce come un lampo devi dire Vai Blaze! Vai Blaze! Sì,
Tendermi! E vai! Vittoria! Ogni volta che vedi un drago, di drago! 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 Grandioso! È rimasto soltanto un drago sputafuoco! Quando vedi l'ultimo drago, grida drago! Drago! Sì! Li abbiamo eliminati tutti! Blaze, guarda! Crusher è quasi al traguardo! Dobbiamo raggiungerlo! È ora di usare la velocità del lampo! Allora, ricordi? Se vuoi farmi andare veloce come un lampo, devi dire... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Buongiorno, Sir Crusher! Cosa? Ancora tu? Non sei curioso di sapere chi fra noi è il più veloce? Siamo qui per questo, ricordi? Oh, allora ci vediamo al traguardo, Sir Blaze! Questa qui lo rallenterà! Una palla di fango! Attento, Blaze! Non mi fermerai, Crusher! Oh no! No! E il vincitore della corsa reale è... Sir Blaze! Hai fatto, Blaze! Sei arrivato primo alla corsa reale! Sì! Siamo pronti! Per farmi andare veloce come un lampo di... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Signore auto e signori veicoli, è arrivato il momento di dare il via alla corsa! Yuhu! Evviva! Sì! Era ora! Corridori, allora siete pronti? Sono pronto e sono l'unico sulla griglia di partenza! Bene, si comincia! Ai vostri posti! Fermi! Solo un attimo! No! Dai via! Potrebbero essere... Spero di no! Sono Blaze e AJ e Watts e Gabby! Sono tornati! Ehi, ciao, Crusher! Visto che siamo arrivati in tempo... Uffa! No, no, no! Bene, corridori, ci siamo! Pronti? Via! Proprio dietro di me! Devo fare qualcosa per fermarli! Forse dovrei... Imbrogliare! Oh, guardate! Crusher ha bloccato tutta la pista! Beh, non sarà questo a fermarci! Hey, Jay! Gabby! Dammi un po' di velocità! Yes! Abbiamo vinto! Ce l'hanno fatta! Che corsa elettrizzante!
Una vittoria incredibile! E hanno dato una vera carica al nostro pubblico! Manca solo una scimmia da salvare! Vediamo se questo codice gli sarà utile. Salta avanti, salta avanti, salta avanti, salta a sinistra. Con questo codice arriverà dalla scimmia. No! La scimmia non è in quel punto. Proviamo con un altro codice. Salta avanti, salta avanti, salta avanti, salta a destra. Con questo codice riuscirà a raggiungerla. Sì! Seguendo queste istruzioni, Robot Blaze saprà cosa fare. Ho il codice giusto! Vai! Salta avanti! Salta avanti! Salta avanti! Salta a destra e stop! Fantastico! Le abbiamo salvate! Tenetevi forte, amiche mie! Ora vi porto in un posto sicuro! Hai fatto uno splendido lavoro! Ora tutti gli animali sono in salvo! Fantastico! Sapete, vorrei tanto ci fosse un modo per mettere un tappo al vulcano! Sì! Così tutti gli animali non dovranno mai più avere paura della lava! Ha ragione! Ma dove andiamo a prendere un tappo abbastanza grande da chiudere un vulcano? Wow! Che ne dite di questo masso che ha trovato il vostro Zeg? Wow! Per tutte le mandrie! Quello è perfetto! Ehi, ragazzi, se vogliamo davvero tappare il vulcano, mi sa che dobbiamo darci subito da fare! Perché sta per eruttare un'altra volta! Coraggio, robot! È arrivato il momento di accendere i nostri motori! Se vuoi farci andare veloci come un lampo di... Vai, Blaze! Vai, costruire qualcosa per far scendere e crescere Piccolo a terra. Bene, facciamo un disegno. Potremmo realizzare una struttura che arrivi fino a crescere Piccolo in modo che possano scendere dalla torre facilmente. Costruiremo un super scivolo gigante! Aiuto! Aiuto! Non c'è molto tempo! Dobbiamo costruire il super scivolo a tempo di record. È il momento di usare la velocità del lampo! Ah, sì! Per andare veloci come il lampo di... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Ah! Ah! Salvati! Grazie! Non c'è di che, ragazzi! Un'ulteriore prova che se la squadra è brava e ingegnosa, può realizzare qualunque cosa! E adesso, amici miei, andiamo sullo scivolo! Ok! Hai sentito, Crusher? Andiamo anche noi sullo scivolo! Beh, sì, in effetti potrei fare un altro giro sulla... Sì!
Complimenti a Darrington! Lo sai che non sapevo che tu avessi una gattina? Blaze e AJ, vi voglio presentare la gatta più incredibile che esista in tutto il mondo! La mia... Gattina Acrobata! Wow! Fa le acrobazie! Proprio così! Lei adora eseguire salti, capriole, acrobazie, è davvero spericolata! Noi siamo un team perfetto! Io e la mia gatta vogliamo così! Facciamo acrobazie incredibili! Perché io già lo so! Con la mia migliore amica presto ti stupirò! Grandi amici! Cerchi saltiamo e ci capovolgiamo. Grandi amici. Ora sì che si ragiona. Siamo i più bravi e di meglio non c'è. Tu sei la mia gattina, mi diverto con te. Noi non ci lasceremo mai. Grandi amici. Tu e la tua gattina siete fantastici! Oh, oh, forza gattina acrobata! È l'ora del nostro grande show! Ciao, ciao! Vi auguro buona fortuna! Crusher! Crusher! Questa la devi proprio vedere! Darrington e la sua gattina stanno per dare inizio a uno show acrobatico! Sì, sì, Piccolo, arrivo tra un momento. Prima devo far uscire il ketchup da questo coso! Au! Ci siamo, gattina acrobata! Tu sei pronta? Miau, miau, miau! Diamo inizio allo show! Qui c'è un hot dog fuori controllo! Fate largo! Per mille bulloni, Darrington ha preso il volo su quel gigantesco pallone a forma di hot dog! Darrington! Guardate, la gomma di Watts! Per mille bulloni, quel grosso bigorna ci si è addormentato proprio sopra. Dobbiamo stare molto attenti e prendere la gomma senza svegliare il bigorn che dorme. Per sollevare l'ultimo bigorn, quale freccia dovremmo seguire? La freccia rossa, esatto! Penna, pinza, afferra! E adesso finalmente possiamo recuperare la gomma di Watts! E vai! Abbiamo la ruota! Non ci resta altro da fare che restituirla a Watts! E ormai nulla può impedirci... Oh oh! Quella è la sveglia di Bigorn! Sarà meglio tagliare la corda! Per uscire dalla grotta dobbiamo metterci a correre a tutto gas. Ci serve la velocità del lampo. Per farmi andare veloce come un lampo di... Vai Blaze! Vai Blaze! E vai! Aspetta un attimo! Questi sembrano... i miei amici! Bravissimi! Avete ritrovato la mia ruota! Proprio così, Watts! Adesso rimontiamola immediatamente! Fissaggi, prego! Evviva! Vai, Watts! Oh, che bello poter ritornare a correre! Grazie, ragazzi! No, di nulla, Watts! Oh, sì! Mi sono trasformato in una... mega nave rompighiaccio! Ora andiamo a salvare Darrington con la... quantità di moto!
Aiuto, Blaze! Sono qui! Guarda, laggiù c'è Darrington! Accipicchia! Un altro muro di ghiaccio ci ostruisce il passaggio! Dobbiamo spaccarlo! Ma per farlo dobbiamo ottenere una maggiore quantità di moto! Aiutami a raggiungere una velocità pari a 5! Conta fino a 5! 1, 2, 3, 4, 5! Quantità di moto! Aiuto, Blaze! Per 1000 bulloni, un'altra parete di ghiaccio ed è ancora più massiccia di quella di prima. Dobbiamo imprimere una quantità di moto superiore. Dammi una mano ad accelerare fino a 6. Conta fino a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Quantità di moto! Ci siamo! Abbiamo quasi raggiunto Darrington! Un altro muro di ghiaccio! E questo è il più grande di tutti! Per disintegrarlo serve una parte di moto più alta. Ora dobbiamo arrivare a 7. Conta fino a 7 insieme a me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Quantità di moto! Sì! Darrington! Grandioso! Per spegnere l'incendio ci serve tutta l'acqua che possiamo prendere. Usiamo il mio visore per vedere quale cisterna contiene più acqua. Passo alla modalità visore. Visore, mostraci il volume d'acqua di ogni cisterna. Questa cisterna contiene 50 megalitri d'acqua. Questa ne contiene 100. E questa 70. Qual è il numero più grande? 50, 100 o 70? 100! Esatto! Perciò questa cisterna contiene più acqua. Ha il volume più grande. Va bene, AJ. Collega la manichetta alla cisterna. Vado subito, Blaze! Fatto! Ora ti ricarichi d'acqua. Sì, perfetto! Su, andiamo! Dobbiamo usare quest'acqua per spegnere l'incendio una volta per tutte. Sì! Yuhuu! Guarda, capo! È tornato Blaze! Proprio così! E ho abbastanza acqua per spegnere l'incendio! Sì, grande! State indietro voi altri e lasciate lavorare Blaze! Avanti, Blaze, puoi farcela! Sei pronto, AJ? Pronto! Allora spegniamo subito questo incendio! Vacci dentro, Blaze! Sei tutti noi! Alziamo la scala! Apriamo la manichetta! Siamo eroi, siamo eroi! Giorno e notte andiamo! Siamo eroi, siamo eroi! Non ci riposiamo! Se c'è un incendio si partirà! Tutti insieme, uniti, si correrà! Siamo eroi, siamo eroi! Yeah, yeah, yeah! Siamo eroi, siamo eroi! Yeah, yeah, yeah! Siamo eroi! Sì! Ce l'abbiamo fatta, Blaze! Abbiamo salvato il ponte! Urrà! Molto bene! L'incendio è spento! È stato il gesto da pompiere più coraggioso che abbia mai visto. Grazie, capo. Puoi sempre contare su di noi. Avanti, battigomma! Sì! Sì! Bravissimo, Blaze! Dai, aiutami a diventare un rimorchiatore. Prima di tutto ci serve uno scafo. È il pezzo che mi permette di galleggiare. Per creare uno scafo di... scafo. Scafo! Grandioso! Ora ci servono i parabordi per proteggere lo scafo mentre spingiamo. Per creare i parabordi di... parabordi. Parabordi! E infine ci serve un motore con l'elica che giri veloce e imprima al rimorchiatore una forte spinta.
per creare un motore con l'elica di... Motore con l'elica! Motore con l'elica! Perfetto! Mi sono trasformato in un... Monster Truck rimorchiatore! Aiuto! Blaze, guarda! Aiuto! Gasquatch si dirige verso quei rami appuntiti. Se la zattera tocca i rami, scoppia e lui affonderà! Rimorchiatore in soccorso! Sì! Wow, ma guardati! Aiutiamo Blaze a spingere di più. Passo alla modalità visore. Ora Blaze sta spingendo con forza pari a 5. Ma per fermare la zattera serve una forza pari a 15. Conta con me fino a 15. Cominciamo da 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! Molto bene! Sei stato fantastico, Blaze! Prima d'ora non avevo mai visto nessuno diventare un rimorchiatore! Tu mi hai salvato la vita! Oh, è stato un piacere, amico! Scoppiamo le bolle! Una, due, tre, quattro, cinque! Ecco fatto! Non ci sono più bolle, Sir AJ! Sir Blaze! Eh? Sir AJ! Aiuto! Guarda, quella è Viola! Il vento sta allontanando la bolla da terra rinchiusa! Oh, no! Su, coraggio, sali a bordo! È ora di usare la velocità del lampo! Per farmi andare veloce come un lampo di... Vai, Blaze! Vai, Blaze! E ora, cavalieri in soccorso! Sono libera! Vi ringrazio, miei cavalieri! Siamo felici che tu sia sana e salva. E a giudicare da queste risate, non siamo i soli ad esserlo. Guarda, ci sono i tuoi amici! Viola! Su, coraggio, Viola! Ora che siamo di nuovo tutti insieme, torniamo a casa! Questa mi sembra un'ottima idea e noi sappiamo come tornare a casa in grande stile! Wow! I sette unicorni hanno unito i loro poteri magici per realizzare una pista arcobaleno! Andiamo, miei cavalieri, seguitemi! E ora, sull'arcobaleno! Come gli eroi hanno superpoteri forti. Questi cavalieri. Per riuscire ad arrivare fino all'uovo, dobbiamo farci strada rompendo i massi appena li vediamo. Perciò, quando vedi un masso, di... Masso! Masso! Sì! Ha funzionato! Zeg, pensa che ne arrivino altri! Spaccali, Blaze! Tieniti pronto, AJ! Non appena vedi arrivare un masso, di... Masso! 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 Ci siamo! Ecco qui l'uovo! Ce l'abbiamo fatta! Visto, Ovetto? Zeg non ha permesso che ti accadesse qualcosa di male!
Avanti, amici! Sbrighiamoci a portare l'uovo dove sarà al sicuro! Wow! Siete riusciti a salvare l'uovo! È stato davvero incredibile, ragazzi! Non la pensi anche tu così, Crusher? Sì, ma gliel'ho suggerita io l'idea di andare a salvarlo. Perciò anch'io sono un po' eroe, giusto? No. Oh. Ehi, ragazzi, guardate un po' laggiù. Oh, il nido dell'uovo, il nido dell'uovo! Visto, uovo? Sei a casa, come aveva promesso Zeg. Adesso Zeg deve andare via. Tu fai il bravo, a Zeg mancherai tanto. Ciao, ciao, Ovetto. Aspetta, Zeg, guarda! Oh, Ovetto, ti stai schiudendo! Oh, sì. Lasciatemi vedere! Oh. Uovo, non sei più un ovetto! Ora sei un piccolo tracdattilo! E sei tanto carino! Stai andando alla grande, Blaze! Siamo quasi arrivati alla ruota panoramica! L'unico problema è che lassù c'è ancora un Bighorn! Per poter spingere più dei tre Bighorn messi insieme, mi serve il massimo della forza! Una forza di 17! Conta fino a 17 con me! Partiamo da 11! 11! 12! 13! 14! 15! 16! 17! Ecco che si parte! Ce l'abbiamo fatta! La ruota panoramica è nostra! Abbiamo recuperato tutto per la festa degli animali e siamo pronti a partire! Ehi, guarda! Stripes ci chiama! Blaze! AJ! Sta succedendo un disastro! Gli animali che ho invitato alla mia festa stanno già arrivando! Niente paura, Stripes! Ti porteremo tutto per tempo! È una promessa! Ben detto, AJ! L'autoarticolato userà la velocità del lampo! Per farmi andare veloce come un lampo di... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Autoarticolato Blaze, hai salvato la mia festa. Queste mucche sanno proprio divertirsi. Andiamo a fare un giro con le mucche. Andiamo a fare un giro con le mucche. E mentre andiamo al ranch, attenti che non ci colpisca lungo il viaggio un ramo. Attenti! Oh, il fiume le sta trascinando via! Non temete, mucche! Vi salveremo noi! Ma la zattera ha il motore e si muove velocemente! Come le raggiungiamo? Mi è venuta un'idea! In un fiume ci sono correnti diverse che si muovono a velocità differenti! Se sfruttiamo le correnti più forti, possiamo raggiungere le mucche! A quanto pare il fiume ha due correnti. Una qui e l'altra qui. Quale corrente si muove più veloce? Questa, certo! Guardate, funziona! Con questa corrente andiamo veloci! Ma per raggiungere le mucche dobbiamo essere ancora più rapidi! Controlliamo l'acqua per trovare una corrente più forte!
quale corrente si muove più velocemente? Questa! Esatto! E vai! Hi-ha! Ci siamo quasi! Bene! Stiamo raggiungendo le mucche! Meglio se ci sbrighiamo a trovare un'altra corrente forte! Wow! Adesso ci sono tre correnti! Quale delle tre si muove più velocemente? Questa al centro! Cavalchiamola! Stiamo arrivando, mucche! Evviva! Urrà! Le abbiamo salvate! Oh, non c'è di che, piccolino! Aiutami a progettare delle mandibole potenti come quelle dei tirannosauri. Primo, serve un pezzo che ricordi il corpo del tirannosauro. Qualcosa come un braccio idraulico. Per creare un braccio idraulico di braccio idraulico. Braccio idraulico! Forte! Ora ci servono delle mandibole potenti. Per crearle possiamo usare le pinze demolitrici. Assomigliano alle mandibole e sono ideali per frantumare le cose. Per creare le pinze demolitrici di... Pinze demolitrici! Pinze demolitrici! Gran bel lavoro! Sono diventato una mega... macchina tirannosauro! Avanti, Blaze! Facciamo un test di prova! È ora di frantumare le rocce! Sei pronto? Sta arrivando una roccia gigantesca! Woohoo! È stato un buon progetto! Occhi aperti! Altre rocce enormi vengono verso di noi! Quante rocce riesci a vedere? Due, certo! Prepariamoci a frantumarle tutte e due! Una! Due! Bel lavoro! Altre rocce stanno rotolando verso di noi! Quante rocce vedi questa volta? Tre! Giusto! Una! Due! Tre! Wow! Sembra che stiano arrivando ancora altre rocce! Quante rocce ci sono? Cinque! Una! Due! Tre! Quattro! Cinque! Woohoo! Fatto! Abbiamo frantumato tutte le rocce! Woohoo! Per mille bulloni, i razzi sci porteranno Crusher a sbattere contro quella montagna di fango! Dobbiamo salvarlo, alla svelta! E come, Blaze? Non abbiamo niente con abbastanza resistenza alla trazione da fermare i razzi sci! Ma io sì! Possiamo usare i miei gomitoli! Ovviamente un filo soltanto non ha abbastanza resistenza alla trazione, ma se intrecciamo due fili insieme, sono più resistenti! E più fili mettiamo insieme, più diventano resistenti! Continua così, nonnina! Veloce come il vento! Wow! Hai visto? Nonnina sta creando una corda spessa con tanta resistenza alla trazione! E così dovrebbe bastare! Ecco fatta! Wow, questa sì che è una corda! Coraggio, proviamola! Sbrigatevi! Salvate il mio Crushy! Puoi contare su di noi, nonnina! Oh-oh! Crusher è quasi alla montagna di fango! Aiuta! Per raggiungere Crusher dobbiamo usare la velocità del lampo. Per farmi andare veloce come un lampo di... Vai, Blaze! Vai, Blaze!
giusto, Blaze! È il momento giusto! La corda della nonnina sarà abbastanza resistente da fermare i razzi sci? Verifichiamolo! Dai! Guarda! La corda della nonnina ha così tanta resistenza alla trazione che i razzi sci non riescono a spezzarla! Cosa? Come? Sono salvo! Hanno fermato i razzi sci! Crashy! Stai bene, tesoro? Nonnina, ce l'hai fatta! Tu mi hai salvato! Oh, nonnina farebbe qualsiasi cosa per te, mio dolce, dolce Crashy! Tesoruccio! Un momento! Lo avete sentito anche voi? Conosco quel clacson! Eccoli! Sono Blaze e Darrington! Ciao a tutte, mega macchine! Sono tornato! E questa volta ho abbastanza carica ad arrivare dritto dritto sulla luna! Sono sicuro che riuscirà davvero a volare sulla luna! Hai ragione, amico! Ce la farà senza ombra di dubbio! Beh, buona fortuna, Darrington! Già! Noi resteremo qui a fare il tifo per te! Ehi! Aspettate un po'! Ho due posti per voi sopra il mio razzo! Volete volare insieme a me fin sulla luna? Ma certo! Sì, ci puoi scommettere! E che aspettate? Saltate su! Occhiali spaziali, ok! Rampa di lancio pronta! Su, cominciamo il conto alla rovescia! Conta all'indietro con noi! Inizia da 5! 5, 4, 3, 2, 1, lancio! Eccola! Guardate lì! La luna! Wow! È incredibile! Già, e non hai ancora visto tutto! Guarda che cosa facciamo adesso! Sono talmente felice che mi sento sulla luna! Gattina acrobata! Sì! E vai! Bravissima! L'ha salvato! Oh, gattina acrobata, tu sei in assoluto l'amicetta più coraggiosa che esista in tutto il mondo! Ora tenetevi forte, ragazzi! Abbiamo uno show da portare a termine! Sì! No! Che ti succede, Crusher? È inutile, non mi capita mai di fare un'acrobazia che mandi il pubblico in visibilio. Ecco, non avevo intenzione di dirtelo, ma si dà il caso che io abbia appena costruito una rampa per fare un bel salto. Un salto che farà esultare il mio pubblico? Decisamente, ma forse non fa il caso tuo perché... Spostati, Piccolo, ho un'acrobazia da fare! Caspita, ma quanto sei coraggioso, Crusher! Io non avrei mai pensato che qualcuno volesse fare un tuffo in una vasca piena di banane! Una vasca piena di banane! Ehi, guardate lassù, ragazzi, sono tornati! Darrington! Grandioso! Evviva! È vero, gattina acrobata! Ora possiamo fare il nostro incredibile show! Però, per eseguire tutti quei giri spaventosi e quell'incredibile salto, dovrete andare molto veloci! Per fortuna, noi abbiamo la capacità di accelerare e di andare super veloci! Possiamo usare la velocità del lampo! Wow! Yuhu! Che
Cosa aspettiamo, ragazzi? Facciamo le acrobazie insieme! Sì! Per farci andare veloci come un lampo di... Vai Blaze! Vai Blaze! Guardate! Ecco il drago! Sta portando la nostra stazione di ricarica sopra quel labirinto di fango! E inseguiamolo! Carica! Carica! Labirinto di fango! Non promette niente di buono! Secondo me, la strada da prendere è questa! Ti sbagli! Per me dobbiamo andare da quella parte! No, niente affatto! Questa è la strada giusta! Accipicchia! Un vicolo cieco! L'unica cosa che abbiamo trovato è questa strana pianta. È una pianta molto particolare. È una lanciamelma! Ritirata! Oh, povero me! Ah, Sir Blaze! Mi hai appena salvato! Presto, da questa parte! Oh, avete visto? Perbacco, questo labirinto è pieno di piante lanciamelma! Accidenti, ora come faremo a superarle? Tranquilli, cavalieri! Io e AJ vi guideremo qui dentro! Il labirinto ha diverse strade che portano alle piante lanciamelma. Ma c'è un percorso che può farci evitare quelle piante e portarci fuori dal labirinto! Urrà! Facci strada, Sir Blaze! Ricorda che per poter evitare le piante lanciamelma, dobbiamo rimanere sul percorso che non si interrompe. Per continuare, dobbiamo prendere il percorso 1, il percorso 2 o il percorso 3. Il percorso 1, giusto! Lì non c'è nessuna pianta che blocca il passaggio. Per proseguire, dobbiamo prendere il percorso 1, il percorso 2 o il percorso 3? Il percorso 2, giusto! E vai! Ce l'abbiamo fatta!